È vero, amici. Non essendo quella alla tortora una caccia che pratico sistematicamente, anche quel giorno considerai con immeritata sufficienza quei volatili saettanti e dilettevoli, ma preclusi sistematicamente ai tiratori dilettanti. Dilettanti come eravamo tutti noi quel giorno, che non potendo godere di colpi andati a segno, ci ritrovammo a consumare il coattivo diletto delle padelle. A conferma che con le tortore non si scherza e con i piccoli calibri men che meno, perché non è ancora nato quel tiratore che riesce a legare un cane con la salsiccia, senza perderne qualche morso nelle fauci dell'animale. Quella volta anche il mio amico Giorgio Lugaresi si prestava a fungere da retriever ed usciva spesso allo scoperto per andare al recupero degli animali caduti nel prato prospiciente. Tutti i partecipanti alla battuta affrontavano il tiro al volo a quelle saette alate con noncuranza, come se fosse arcinoto e quindi implicito il fatto che sbagliare le tortore fosse un evento ordinario e che l'impresa estrema consistesse nel coglierne qualcuna ogni tanto. Anche mio figlio Alberto, incollato alle mie spalle con la telecamera, fu allettato dalla marea di tortore che apparivano come moscerini in lontananza per sovrastarci poi e superare la barriera dei fucili in un lampo. Poi, riaccesasi in lui la vampa del cameraman, riprese in mano la telecamera e cercò di effettuare alcune riprese impossibili, e cioè tentare con l'obiettivo di cogliere nel branco dei volatili quei bersagli ai quali avrei indirizzato i miei colpi. Ne uscì un pastrocchio curioso nel corso del quale solo pochissimi tra i bersagli da me colpiti furono inquadrati da mio figlio e rarissimi volatili da lui inquadrati con azzardati primi piani furono centrati dal mio piombo. Comunque fosse, il nostro vicendevole scopo era quello di azzardare sempre nel tentare di cogliere i migliori attimi fuggenti del momento. E in ciò, allietati dall'operosa Giada, la Labrador condotta da Olivieri e animata da instancabile fervore nel riportare al padrone le prede cadute. Noi dobbiamo questa. Dai, dai. Vieni. Brava, vieni, vieni Giada, vieni, bella, vieni, vieni. Seduta, seduta, seduta. Buona. Questa qui, però. Niente. Torna indietro e gli do. Buttalo cartuccio vacío.